Ehi la ciurma, io sono Mazzeteste e benvenuti in questo video tutorial di Mountain Blade Bannerlord. Ne approfitto per l'uscita di Bannerlord per fare un paio di video tutorial per poter spiegare a chi per caso non ha dei concetti ancora chiari e sia di lingua italiana, insomma, che vuole ascoltare questo video e capirne qualcosa di più. Allora, oggi parleremo delle skill, del funzionamento delle skill in Bannerlord, perché all'inizio può essere un pochettino complicato da capire, quindi lo vediamo un po' insieme. Allora, in pratica molte skill sono mutuate da quello che era il sistema di Mountain Blade Warband, per cui vediamo qua delle cose che già conoscevamo, come le armi a una mano, le armi a due mani, eccetera, eccetera. Tutte queste skill sono divise in degli settori di attributi, ok? Per cui ne abbiamo quello del vigore, quello del control, quello dell'endurance e via dicendo. Sono sei con ognuno tre sottocategorie, diciamo. All'inizio si scelgono dei punti in base alla backstory del nostro personaggio, quindi a quello che ha fatto da bambino, qual era la sua famiglia, che esperienze ha vissuto, eccetera, eccetera. Io vi consiglio quando lo create di sperimentare un po', però comunque cercare di mantenere un paio di punti fissi. Delle cose molto importanti possono essere le armi a una mano, gli archi. Athletics e Riding e Force un pochettino in Medicine, ma non sarà poi così tanto fondamentale perché possiamo sfruttare i Companion per utilizzare la medicina, mentre le altre sono abbastanza importanti perché comunque ci troveremo a combattere per forza in questo gioco, quindi queste qua servono spesso. Allora, come funziona? I punti che potete vedere qua, segnati in giallino, che vengono riportati anche qua, adesso facciamo l'esempio su una mano, sono dei focus points, ma non sono dei punti di quanto effettivamente l'abilità in quella skill sia alta. Sono dei punti che, uno, aumentano quanto è questa barra verde, come potete vedere. In una zona in cui ce l'ho, ecco, qua non ne ho nessuno e quindi è proprio qui all'inizio. Medicina anche, non ne ho nessuno, quindi proprio all'inizio. Invece vedete che dove ce n'è di più, lo spazio verde è più in là. Qua, per esempio, che sono sul trade, è molto molto avanti, visto che ho 3 su 5. Cosa vuol dire? Questi qua in pratica vi sbloccano il massimo a cui si può arrivare con quella determinata abilità. Quindi qua posso arrivare con la mia abilità fino a questo livello qua, che è 80, Learning Limit, come potete vedere, Skill Focus più 60. Cioè il fatto di avere questi due focus points mi permette di poter arrivare fino a 60, più 20 per l'attributo, che dopo ne parleremo. Mentre invece, per esempio, qua potete vedere nel mio companion che lui qua potrebbe fare più esperienza probabilmente di questo limite qua, però non ha abbastanza focus points e non ha abbastanza attributi in questo caso per poter andare avanti con l'esperienza. L'esperienza, questa qua base, si fa facendo quella determinata attività, un po' come era su Skyrim in passato, cioè ogni volta che picchio, che combatto utilizzando un'arma a una mano, che può essere una spada, una mazza, eccetera, eccetera. Mi aumenta l'abilità, per cui pian piano passerò da 26, 27, 28, eccetera, eccetera. Fino appunto come succede al Companion che non arriviamo al blocco. Quindi è importante spostare con i focus points il punto verde delle abilità che vogliamo o che abbiamo intenzione di utilizzare, perché altrimenti vengono bloccate da questo limite qua. Oltre a questo, i focus points danno anche una maggiore velocità di acquisizione della tecnica e dei punti esperienza. Come potete vedere qua, il learning rate, cioè la rapidità, il ratio, diciamo, di apprendimento è 1,18 di base, più il vigore mi dà 21,41, che è appunto l'attributo. E i due punti di focus mi danno più 62 e 30, e 35. Quindi in totale ci dà un per 4,94. Quindi guadagniamo quasi 5 volte rispetto a quello base. Quindi oltre al poter spostare più in là questa area verde, ci fa guadagnare punti esperienza più in fretta.
Oltre ai focus points ci sono gli attribute points. Il focus points ne viene guadagnato uno ogni volta che si sale di livello, oltre a quelli base con cui si parte già preassegnati in base a qual è la nostra esperienza pregressa. Ogni 3 focus points guadagniamo un attribute point. Gli attribute point possono essere assegnati appunto sull'attributo e va ad aumentare la barra verde di 3 di queste abilità e aumenta anche il learning rate di tutte e 3, cioè il vigore, mettere un punto in vigore aumenterà di un pochettino, influenza meno rispetto del focus, però influenza anche questo. Come potete vedere qua, cioè 2 punti di vigore mi aumentano di 20, 2 punti di focus mi aumentano di 60, perché la base è 1, non si può avere meno di 1 negli attributi. Però lo aumentano su tutte e 3, quindi è molto buono. E in più, da quello che so io, oltre questi 5 qua, solo attraverso l'attributo si può arrivare al massimo. Perché come potete vedere qua, che sono a più di metà, anche se ne aggiungessi gli ultimi 2, penso che si possa arrivare forse fin qua o fin qua. Però gli altri devi per forza arrivarci di attributi. Quindi gli attributi sono molto molto importanti per il fatto che potenziano tutta una fascia, ecco. E alcuni vengono dati già di default partendo in base appunto alle esperienze progresse. Quello si vede nella creazione del personaggio. Quest'altro invece una volta ogni 3 livelli di cui si sale. Come potete vedere qua adesso io sono di livello 7 e mi mancano ancora 34 punti di esperienza per salire di livello. Questo che potete vedere qua sono delle abilità passive che vengono sbloccate pian piano che si raggiungono questi scudetti qua, questi stemmini qua, con la esperienza. Per cui qua, partendo da trade, la stanghetta era qua, pian piano che ho fatto esperienza sono arrivato a superare questi che sono a livello 25, sono tutti a livello 25 da quel che so io queste, per essere sbloccate, quelle di base. Una volta che si arriva al livello 25 verrà indicato uno scudo qua, come questo che ancora non ho scelto, e se ce n'è una soltanto si clicca sopra e si conferma e sblocca quella tipologia. Tipo qua, una volta che arriverò là, posso cliccare su questo stemmino qua e che cosa succede? Non costa nulla, semplicemente ti blocca questo, non si può poi annullare. La velocità della costruzione dei castelli e delle mura è aumentata del 30%, è un'abilità passiva. Ci sono invece altre situazioni, come questa qua del commercio, in cui se ne può scegliere solo uno dei due. Ho come esempio qua, quindi io cliccando posso scegliere o Efficient Iron Maker o Efficient Charcoal Maker, e quindi specializzarmi in un modo piuttosto che in un altro, all'interno dello smithing. Questo per fortuna non va a bloccare quelle successive, nel senso che non è che se la prima faccio quella sopra, devo poi sempre fare quella sopra, ma si può variare. Come possiamo vedere qua, ecco, nell'Athletics del mio companion, lui prima aveva la Extra Throwing Weapon, che gli dà più un'arma da lancio, tipo più un giavellotto o più un'ascia da lancio. E invece nella seconda scelta, quando è arrivato a 50 di livello di skill, ha scelto più 2 melee damage on foot, che vuol dire che dà più 2 danni quando è appiedato, rispetto a più 2 danni quando tiri dalla distanza, quando sei appiedato. E niente, questo è praticamente tutto quello che c'era da spiegare. Se per caso doveste avere ancora delle domande, vi invito a scrivere qua sotto nei commenti e iscrivervi al canale se per caso voleste essere informati su altri video tutorial su Mount & Blade Bannerlord. Vi ringrazio per l'attenzione, ciao a tutti e buona giornata!